Per superare la crisi economica nella società di oggi, questo è il titolo del convegno organizzato dalla Caritas diocesana insieme ad altre realtà in partnership. E ci sono tantissime scuole che hanno già partecipato a una serie di progetti. I principali ce li facciamo raccontare dal direttore della Caritas di Cagliari, Don Marco Lai. Sì, è davvero fondamentale stare sul tema dell'educare, mettere attenzione nel mondo della scuola, dei giovani e accompagnare, provocare anche esperienze che siano positive per rendere i giovani protagonisti. Per cui i percorsi di scuola alternanza al lavoro in questi anni siamo stati molto gettonati da tanti istituti, soprattutto per quanto riguarda la mensa, il centro diocesano, ma c'è da dire anche grande attenzione da parte dei ragazzi alle attività dei centri di accoglienza straordinaria da parte dei migranti. Ecco, cosa è stato fatto? Cosa hanno fatto i giovani, appunto? Ma il primo protagonismo è quello dell'incontro, è quello del conoscersi. È quello della superare barriere, del andare oltre i pregiudizi, insomma, superare l'alterità oppure scoprire le differenze come una davvero ricchezza importante. Questo per quanto riguarda il mondo per quanto riguarda i CAS, ma la stessa cosa vale anche per quanto riguarda la mensa dei poveri, perché c'è un'alterità che ci brucia, dalla quale vorremmo scappare, che è la povertà. E allora invece per superare anche povertà, superare crisi, per immaginare un futuro proprio personale migliore, bisogna partire anche dagli altri, renderlo migliore anche agli altri. Certamente durante quest'anno abbiamo anche poi lavorato molto ancora sull'idea del possesso, del possedere subito tutto immediatamente. Siamo un po' delle idrovore e allora ecco tutti i percorsi che abbiamo portato avanti legati anche al concorso del superamento ecco, del gioco patologico e quindi altre connotazioni della società di oggi e quindi il consumismo, lo spreco. E quindi l'uso responsabile del denaro, un educarci insomma a dare il giusto valore a tutto, anche al denaro, così come dare il giusto valore invece alla persona. E allora queste sono state un po' le grandi sfide che ci hanno accompagnato. Quante Quindi, sono le scuole che hanno partecipato ad online? belle scuole che partecipano con noi ogni anno, sono una quindicina di istituti e andiamo a intercettare, a stare con circa 2000 ragazzi. 2000 ragazzi che dunque cercano di conoscere, di capire il futuro. Ecco, il senso anche del titolo del vostro convegno d'online per superare la crisi economica nella società di oggi, ascoltare per educare, prevenire e curare. Il messaggio principale che lei si sente di dare qual è alle nuove generazioni, soprattutto che sono le protagoniste di questo evento? Ma io credo che il messaggio principale ai ragazzi sia quello di essere protagonisti, di non lasciarsi rubare questo momento, questa fase della vita dove non mancano le opportunità di formazione, del conoscere, non mancano le esperienze. Più che mai oggi ci sono davvero tante opportunità, allora viversele bene fino in fondo. Proprio per immaginare e tracciare prospettive nuove. Forse noi adulti non siamo in grado di tracciare queste nuove prospettive, loro invece con l'aiuto anche degli adulti, a confronto con un mondo che cambia, con contesti nuovi, probabilmente possano immaginare, senza essere condizionati, davvero un presente e un futuro migliore. Da giovani che diventano adulti responsabili e con le idee un po' più chiare di noi. In un'ultima battuta ad online abbiamo sentito qualcuno dei giovani protagonisti, c'è chi arriva da
anche lontano comunque, e che sogna di avere un futuro migliore qui per fare il cuoco. Ci sono docenti che parlano dell'importanza dell'aiutare tutti assolutamente senza nessuna distinzione, e ci sono giovani anche che dicono che è stato emozionante aiutare comunque le persone in difficoltà servendo i pasti alla mensa Caritas. Quindi insomma il comune denominatore è uno: accettare e aiutare. Beh, credo sì, il comune denominatore deve essere conoscere, il verbo conoscere, il verbo incontrare, che supera dall'incontro, dal conoscersi, vengono superati davvero tanti stereotipi e pregiudizi, e soprattutto assieme poi si può immaginare di costruire davvero qualcosa di importante che soddisfi le aspirazioni di ciascuno, insomma rimettere al centro la persona come un valore assoluto.